Benvenuti, ben ritrovati sul nostro canale Sofia. Anche oggi abbiamo un nuovo graditissimo ospite che ha accettato di passare un po' di tempo con noi per condividere la sua esperienza e la sua professionalità. Siamo in compagnia del professor Colaianni. Professore, buongiorno e grazie per aver partecipato. Allora, professore, diamo la possibilità magari anche a nostri utenti che non dovessero conoscerla personalmente. Premettiamo tra l'altro che questa intervista è stata richiesta in maniera specifica da diversi nostri utenti che la conoscevano, la conoscono e l'apprezzano per il lavoro che fa. E le diamo magari la possibilità iniziale di fare una breve presentazione, una breve introduzione di quella che è stata la sua storia personale e professionale. Allora, non è che c'è una storia enorme, c'è semplicemente il fatto di aver cominciato come professore di filosofia, perché mi sono laureato prima in filosofia, perché quando mi sono laureato io, facoltà di filosofia non esisteva. E quindi mi sono prima laureato in filosofia e poi ho insegnato psicologia e filosofia agli studi superiori magistrali. E mentre facevo questo, e stavo proprio a Roma a insegnare, nel 72 si aprì la facoltà di psicologia a Roma. Ebbene, io mi iscrissi e nel giro di 4 anni mi laureai in psicologia. Non ho fatto la carriera di molti filosofi che poi si sono messi a fare causa. No, io sono andato a farmi altri 4 anni di psicologia e devo dire che la scelta è stata ottima, perché le due lauree si sposano bene insieme. E direi che un po' tutti dovrebbero fare un percorso simile, cioè filosofia e psicologia, oppure un tipo di laurea dove si dà molto spazio alla filosofia, perché la filosofia è una visione del mondo, ma è anche una visione dell'uomo, e alcuni filosofi sono effettivamente degli psicologi straordinari, non solo, ma pongono le basi della psicologia, e la loro filosofia nasce da una capacità introspettiva straordinaria. Se uno psicologo capisse semplicemente Freud, non Freud, Socrate, non studierebbe assolutamente Freud. Basta capire Socrate e tu sarebbe già, perché appena capisci Socrate capisci Gesù, appena capisci Gesù capisci Buddha e soprattutto capisci l'uomo, mentre Freud non capisce l'uomo. E sono 100 anni a questa parte che noi siamo fuori pista sul piano della psicologia, dove la psicologia è una forma descrittiva di comportamenti interpretate più o meno alla maniera di Freud, che un qualunque sofista di 2600 anni fa gli avrebbe detto: ma tu sei scemo. Dal punto di vista dialettico è scemo. Come fai a spiegare qualcosa se parti da qualcosa che tu non conosci? Dall'incontro. Ma tu sei scemo. O lo conosci o non lo conosci. Certo. Sembra partire molto, molto forte, nel senso che non è da tutti i giorni sentire un'affermazione del genere, soprattutto da una persona laureata in psicologia. Molte volte, diciamo, Freud stesso, come anche Jung, sono portati come i pionieri e quant'altro, ma in realtà forse studiando anche i miti si possono trovare tante parti del pionieri del nulla, ci hanno rovinato, sono medici,
Jung e Freud sono medici, i medici non è colpa loro, per 6 anni stanno a studiare un cadavere. Quindi la loro abitudine qual è? Non è introspettiva e descrittiva, basta vedere il librone dell'Ordine Mondiale della Sanità fatto di migliaia di diagnosi, sono tutte fotografie, dove dopo aver fatto una fotografia si mette un'etichetta, bipolare, borderline, ma poi, e dopo che hanno descritto anche bene, perché hanno fatto un lavoro gigantesco, cosa succede? Dopo aver descritto bene, cosa ti dicono? Che tutto quello che hanno descritto, la causa di tutto quello che hanno descritto è che tu sei borderline oppure sei depresso. Cioè ci hanno messo l'etichetta diventa la causa di tutto quello che hanno descritto. Oh, ancora una volta, sul piano dialettico è un errore pazzesco. Certo. Quindi e questo, un po' di... diciamo, appunto anche nell'esperienza poi quotidiana della sua professione, di quello che fa, come è riuscito a declinarlo quindi in maniera pratica e in maniera quindi suppongo totalmente diversa dall'approccio standard, dall'approccio comune? In effetti io mi sono laureato in psicanalisi con 110, però la prima seduta di psicanalisi che ho fatto, psicoterapia, mi ha dato la riprova che quello che aveva detto Freud era una sciocchezza bestiale. Perché la prima mia paziente mi raccontò, aveva un sacco di guai, attacchi di panico in tutti i modi di questo mondo, poi mi racconta che quando io faccio lo schema freudiano della psicodinamica, faccio l'anamnesi, chiedo che era quando era piccina, quindi, e mi racconta un sacco di cose di quando era piccina, che risaliva anche a 2 anni. Ora, secondo lo schema psicoanalitico, io cerco informazioni anche dalla madre, dalla sorella, da un fratello, e questi mi confermano perfettamente quello che lei aveva detto, perché uno dei dubbi che Freud mi aveva messo in testa è che uno ricorda cose distorte, che può non ricordare, beh, è vero, tutto ciò che avviene prima dei 3 anni molte volte non si ricorda, molte volte si ricorda però. Quindi in quel caso poteva essere un qualcosa di distorto, e a quel punto dico, andiamo a guardare questo qualcosa di distorto, se è vero. E beh, questi ricordavano proprio tutto. Confermavano tutto, faccio io adesso come cacchio fo. Se per secondo Freud devo rendere consapevole ciò che non è consapevole, quindi la nevrosi sta nel fatto che uno ha rimosso chissà che, questo non ha rimosso nulla, e io ora come fo con questa qui? E per fortuna mia che mi ricordai che c'era uno zio mio, mio zio o mia zia, che quando eravamo piccini si cascava e avevamo FIFA, avevano dei metodi fantastici per farci togliere la FIFA. E allora cominciai con questa ragazza a ricordarmi di come faceva mio zio. La cominciai ad aiutare, nello stesso tempo me ne andai dritto a Roma, perché si era aperta a Roma, c'era la Stanford University che aveva fatto dei corsi di promozione a Roma. E allora andai a Roma, e nell'andare a Roma a studiare ipnosi e nello stesso tempo riportando mio zio, questa tipa riuscii a togliere gli attacchi di panico, i dolori di testa che aveva, dei cose di questo tipo. Dopodiché effettivamente sono andato tutto su un'altra strada, poi l'ipnosi e la pratica ipnotica alla fine mi svelò il mistero del concetto di inconscio di Freud. Perché la pratica ipnotica
facendo seminari sull'ipnosi e avendo dei buoni soggetti ipnotici, mi sono ritrovato per fortuna mia. E beh, che è successo? Una sera si faceva un seminario sull'ipnosi, si stava a guardare come si fanno i comandi post-ipnotici e che cosa sono. E seguivo lo schema di Freud, cioè quando fai un comando post-ipnotico una persona proprio se impedita totalmente non risponde a quel comando post-ipnotico fatto bene. Ebbene, è capitata un'esperienza. Una sera c'aveva una ragazzina di 20 anni che rispondeva ai comandi post-ipnotici più impensabili e più difficili anche. Quindi rispondeva e basta, non stava lì, non metterci niente di suo, rispondeva e via, in modo preciso. Allora, la prima seminario, la prima sera, la chiamai e per dimostrare il potere, l'efficacia del fenomeno ipnotico, anche dal punto di vista terapeutico, la metto in trance e gli dico: domani sera alle 10 vieni qui. La sera dopo, stativa, mi arriva tutta trafelata e fa: Raianni, dovevo venire qui, era a Montale, che era 15 km da Pistoia, era a Montale, ho messo in croce tutti i miei amici, mi hanno detto che sono innamorato di te, ma che cacchio devo venire a fare qui? Mi faccio così per un'ancora. Faccio così, mettiti a cuccia, faccio, dormi, poi e non ascoltare quello che diciamo. Allora, è così, feci notare come. Ma perfetto, spot perfetto, teoria di Freud confermata. Però la settimana dopo la richiamo di nuovo e faccio di nuovo il comando sbagliato, però non me ne accorgo che faccio il comando sbagliato e il comando non era come quello del domani sera alle 10 vieni qui, no, faccio domani sera vieni qui, punto. Inorgoglito del fatto che quella risponde, io sbaglio una cosa per questo comando: domani sera vieni qui, la sera dopo, e non si presentò in nessun modo venne. E il giorno dopo disse: ma come cacchio, forse sarà successo qualcosa, infatti quella serata stiamo a passarla a vedere che forse era successo qualcosa di irreparabile che, come diceva Freud, aveva impedito l'esecuzione di quel comando. Certo. Il giorno dopo la chiamo, gli faccio domande alto, cioè gli dico: ma dove eri ieri sera? E lei mi disse addirittura che era vicino al mio studio, non era a Montalo chissà dove, era vicino al mio studio, ma non c'aveva nessuna traccia nel suo cervello del comando post-ipnotico che avevo fatto. Terzo incontro, la richiamo, questa volta rifaccio preciso il comando: sera alle 10 vieni qui, e il comando riparte per bene. Verso le 10 lei mi arriva, sempre trafelata, era a Pistoia, però a 3 km dallo studio, dicendomi sempre le stesse cose. Coleante, perché cacchio devo venire qui? No, vabbè, faccio, tu non sai perché, ma dormi. E la metteva a cuccia. E poi potevamo parlare. Bene, a questo punto rifletto. Alle 10 vieni qui, vieni. Alle 10 vieni qui, vieni. Domani sera vieni e non vieni. Ora, la quarta volta, dice, ora gli faccio il comando. Domani vieni, vediamo che succede. Quarto comando, domani vieni. Domani sera vieni qui. Non venne. Domani vieni e non venne. Gli faccio le solite domande per sapere se era impedito. No, assolutamente non era assolutamente impedito. Ancora una volta era molto più favorevole tutte le volte che aveva detto a una certa ora, cioè di venire il giorno dopo. La sua posizione geografica
era molto più favorevole che l'altro. Ebbene, a questo punto rifletto. Faccio io. Freud dice che qualcosa cade nell'inconscio e ciò che ho dimenticato allora rende possibile il comando post-ipnotico. In fondo, se faccio un comando post-ipnotico e dico ora quando alzo la penna, tu ti alzi, quando alzerò la penna, tu ti alzi, vai ad aprire la finestra o la porta o ti fai una girata nello studio e poi io ti chiedo cosa hai fatto, tu dimentichi tutto. Posso anche non dimenticare, molte volte uno lo dimentica e via. Ebbene, tutti i comandi post-ipnotici da cui è nato il concetto di inconscio hanno funzionato in questa maniera. E infatti se faccio dei comandi post-ipnotici in questo modo, uno si può alzare, va alla finestra, va alla porta, l'apre, ritorna a sedersi, poi gli chiedi come mai ti sei alzato, sei andato di lì, sei andato di là, che è successo? E avviene una specie di razionalizzazione. L'altro non ricorda il comando e ti dice che era irrequieto, oppure che aveva caldo, che aveva freddo, aveva bisogno di cambiare aria, cioè fa una razionalizzazione. Cerca di spiegarsi. No, cosa dice Freud? E la nevrosi è una forma di razionalizzazione di qualcosa che abbiamo dimenticato. C'è una psicogenesi nell'inconscio. E da qui è nato il concetto di inconscio, da questa esperienza ipnotica. Quindi io ho fatto la stessa esperienza. Nel caso, per esempio, della ragazza, quello che le impediva di recarsi nella seconda e nella quarta esperienza era un'indicazione precisa dell'orario al quale presentarsi allo studio. Cioè, cos'è che le impediva? Impediva il fatto che mentre la prima e la quarta e la terza, terzo comando sono precisi, e cioè alle 10 vieni qui, quindi io infilo nella testa e penso di avere un computer, faccio un codice preciso, dico alle 10 vieni qui. Coordinate spazio e coordinate tempo. Non sappiamo misurare il tempo. Mentre nel comando no, a cui non ha risposto c'era domani. Domani è un codice generico dove io domani, se dico domani, significa che devo venire il giorno dopo. Ma mi sarà difficile trasformare quel domani in oggi. Certo. Mi rimane in testa un codice domani. Domani significa domani. E allora è l'inconscio che mi fa agire, oppure la mia mente è una forma, è una specie di computer che ragiona per associazione, per codici, certo, e per ancoraggi vari? E questo è il punto. E qui è nata tutta un'altra teoria della mente. È sempre l'ipnosi, la tecnica sperimentale della mente. Ma se io sbaglio a interpretare i comandi post-ipnotici, è chiaro che poi mi viene il concetto di inconscio. Certo. E si insiste lì. Poi uno se la racconta in tutti i modi, ma tutti, da 100 anni a questa parte, pensano che tutti i loro guai stanno in qualcosa di non conoscibile che ci prende e ci manda fuori pista. Il che abbiamo dato alla gente un senso di irresponsabilità totale. Cioè, molte volte, molte persone non riescono a fare le cose e si nascondono dietro un dito. Già, questa mente si può nascondere facilmente dietro un dito di una malattia, di una cosa. Freud gli ha dato una montagna dietro cui nascondersi. È l'inconscio. Non ce la fa, non ci riesco, è l'inconscio.
però ci si dibatte, perché si inconscio, ma tu lo devi far diventare conscio, cioè qualcosa che non si sa, che ti trascina. Ma il mio paziente quella cosa la piglia anche come un bell'alibi per non fare nulla. Lui ci prova a riuscire, non ci riesce, ma le ragioni per cui non ci riesce non stanno nell'inconscio. In questo caso l'inconscio diventa un alibi a non fare nulla. E una delle resistenze più grosse a qualunque tipo di cambiamento sta proprio nella cultura dell'inconscio dell'epoca moderna e del fatto che sono le esperienze passate che ci fanno nero neri e che ci impediscono di agire. Quando poi alla fin fine siamo arrivati a 20 anni, siamo sopravvissuti a tutte le mazzate che la vita ci ha dato, siamo vivi, qual è il nostro vero problema? Io voglio fare questo, voglio andare al bar e voglio essere sicuro che ci arrivo. Ecco, sono onnisciente? No, non siamo onnisciente. E questo è addirittura autoevidente. Ma se ero onnisciente e vogliono fare una cosa molto importante, che è così importante che mi renderebbe felice tutta una vita, e lo voglio sapere in anticipo, voglio avere la garanzia prima di fare il primo passo che sicuramente avrò ciò che è importante, e lì il nodo. Non siamo onniscienti, possiamo solo provare a aggiustare. E quindi si torna alla psicologia di tipo romano e greco, ecco i miti. E la psicologia di tipo romano e greco delle religioni, qual è? È il coraggio o l'affidamento a Dio. Io non sono onnisciente, tu Dio sei onnisciente, onnipotente, tu ne sai più di me, Signore, io voglio fare questo. Io non sono onnisciente, sta cosa è importante, Signore, pensaci te, io intanto faccio altro. E questo trucco religioso è una psicoterapia notevole che ha retto per 2000 anni. Ultimamente non regge più, l'abbiamo visto, il Papa Francesco, sì, che non so da dove l'abbiamo tirato fuori. Allora il Papa Francesco si è stato lui solo in piazza San Pietro, un colonnato stupendo fatto da geni, con un ostensorio d'oro in mano, solo piegato sotto il peso di una filosofia medica materialistica che non conosce la mente, ma che è duale. Io, tu, zero filosofia, io, l'io che rispecchia la realtà. Ma la religione è una psicoterapia straordinaria. Il pensiero prevale sul corpo, soprattutto nelle malattie. No, c'è un virus che non si conosce, non si sa che cacchio è, e si mettono delle regole draconiane per evitare il virus, ma almeno fate un'esperienza per vedere se quella regola lì è efficace o no. Nulla, si dà per scontato che è così, punto. Ma come? Ancora una volta è come l'inconscio, non lo so e so. Non sappiamo com'è, è un virus strano, lo dicono, io prendo quello che dicono, è un virus strano, muta facilmente e poi tu ci dai delle regole draconiane senza mettere un minimo di sperimentazione per vedere se il distanziamento, questa variabile del distanziamento, ci salva o no. Certo. No, per dire che il distanziamento era buono, hanno dovuto inventare palle. Certo. Tutti i morti che sono avvenuti, e se andiamo a vedere, i morti normali delle altre annate sono le stesse cifre, no? Ci hanno dato le stesse cifre, tutti di coronavirus sono morti questi qui. Oh, e non c'è manco più una statistica di morti di cancro.
In tanti si sono, in moltissimi si sono posti questa domanda, che dovrebbe essere anche semplice, diciamo, è numerica, quindi non dovrebbe... Ma quando vedi i greci sta cosa, e le religioni l'avevano già posta questa faccenda, e noi in effetti cosa siamo, se guardiamo bene? Siamo degli animali ibridi, cioè siamo mammiferi, perché facciamo tutto ciò che fa un mammifero. I greci avevano già detto cosa è l'uomo. Dice che l'uomo era figlio di un titano. I titani rappresentano una facoltà di intelligenza che è tipica quella degli animali mammiferi. Discernimento fra il bene e il male. Prometeo è un titano che pensa prima. Prometeo vuol dire penso prima. Allora Prometeo che fa? È il padre di tutti gli animali, ma anche degli uomini. Fa gli animali, gli uomini fa con la creta. Sui più pazzi di creta che rappresentano gli animali ci soffia lui. Cioè questo tipo di intelligenza, bene, male, di discernimento, soffia su questi pupazzi animali. Quando c'è da animare il pupazzo uomo, chiama la dea Atena e tutte e due ci soffiano sopra. Cosa dice questo mito di noi? Che l'uomo è diverso dagli animali. Partecipa della natura di ogni mammifero, ma su un cervello da mammifero, ed è tipico della specie umana, c'ha un cervello particolare che ricorda. Ed è la caratteristica di questo cervello particolare che ricorda, che lo rende molto simile a un dio, non uguale, ma molto simile. Il fatto che io possa... A immagine e somiglianza, diciamo, non uguale. Infatti, ma... E anche il soffio è molto... Gli amici sono dei conoscitori perfetti dell'uomo, sono degli ottimi osservatori. Con Freud noi non guardiamo più l'uomo. Da quando siamo in mano alla cultura medica, che studiano cadaveri, noi siamo tornati indietro ai presocratici nel modo di vedere la realtà. Al rispecchiamento si dà per scontato che la nostra mente rispecchi la realtà esterna. Noi no, non poniamo manco l'accento all'esperienza che facciamo tutti noi dei sogni. Durante un sogno noi possiamo avere un attacco di panico da chiodi e non c'è nessuno. Possiamo eiaculare noi maschi, cioè produrre materia per mettere al mondo una vita e non c'è nessuno. Le donne possono avere orgasmi e liberare ovuli per fare figli e non c'è nessuno. E allora, cosa vuol dire questo? Che il nostro corpo è svincolato dalla realtà esterna, ma è vincolato a ciò che io penso della realtà esterna. Ed è questo che mi fa rassomigliare alla natura di un Dio, perché teoricamente poniamo gli dèi come onniscienti e creatori. Noi non siamo però onniscienti. Dato che abbiamo questa capacità, che il nostro corpo è svincolato, e il nostro corpo subisce i nostri pensieri, noi possiamo essere creatori, soprattutto a livello di salute. Se io penso alla malattia, io me la creo. E qui i medici non sanno manco ragionare su quello che fanno, perché lo vedono che quando devono mettere in campo delle medicine, il 30% di diagnosi che loro hanno fatto, di quei diagnosticati in quel modo, sono guariti con l'acqua, gli hanno dato acqua o zucchero, quelli sono guariti, 30%. Hanno una possibilità. Sono sempre posto sul cosiddetto effetto placebo, diciamo,
In realtà io mi sono sempre posto la domanda inversa, cioè di solito viene fatta questo tipo di sperimentazione per vedere se funziona il farmaco. Io in realtà mi sono sempre fatto la domanda opposta, ma come mai con qualsiasi farmaco alla fine, o pochi o tanti, c'è sempre qualcuno che guarisce prendendosi acqua o zucchero convinto di aver preso il farmaco? Quella è la vera questione. Come diceva un mio amico medico, diceva, a me non mi interessa, quello che mi domando, diceva questo mio amico medico, non è il fatto che le persone si ammalino o guarino, ma come cazzo fanno a guarire con tutte le schifezze che gli diamo? Questa è la mia domanda. Così a parolacce me la disse. Non mi meraviglio che le persone possano ammalarsi e guarire, ma come cazzo fanno a guarire con tutte le schifezze che gli diamo? Perché di fatto molti dei medicinali vengono dati proprio a caso, per tentativi ed errori si fa. Ma poi non possono teorizzare circa l'uomo e la mente dell'uomo e dare per scontato la scienza, non è la scienza medica, non è una scienza. Certo. Quella religiosa è una scienza, quella psicologica è una scienza, anche a tipo galileiano, perché io con l'ipnosi posso avere la riprova di un effetto placebo, del potere della mente sul corpo, perché se metto in trance una persona che ha un campo molto ristretto di coscienza, a quel punto io comando la sua parte animale, sono io. La persona non ipnotizzata lo fa con la sua mente umana, però per comandare la propria parte animale deve prima dire e poi fare un passo di lato, la religione aiuta a far fare un passo di lato, mentre diversamente con l'ipnosi sono io che aiuto l'altro a fargli fare un passo di lato e quindi comanda la parte animale. E quello che mi sorprende è che Freud quando usava l'ipnosi abbreviatoria, poi non ha tirato fuori nessuna teoria. Ha tirato fuori dai comandi post-ipnotici e basta. L'ipnosi consente, per esempio, di fare dei miracoli e di ripetere quello che avviene con l'effetto placebo. Beh, se dico a uno o a una che ha caldo, rischia di avere caldo. Nell'ipnosi da teatro spesso si fanno questi giochi, si dice a un guardami, quella sedia è calda, e dopo un po' quello gli scotta, salta dalla sedia, come cacchio ha fatto? Ma quindi in questi esempi all'interno del nostro cervello, comunque quella che diciamo appunto Freud chiama l'inconscio o il subconscio, in altri mille modi lo vogliamo chiamare, questa parte che fa scattare in me questa sensazione che a un certo punto la sedia scotta. Dove possiamo collocare, visto che noi non ci rendiamo conto? Qui, non possiamo uscire da qui, ma qui noi siamo mammiferi o no? E le nostre cellule da mammiferi che stanno a interagire col nostro corpo mammifero, che fanno? Si grattano la pancia. Sono un cervello vero e proprio con una finalità. Su questo cervello ce n'è un altro. È come il cavaliere cavallo, ecco il mito del centauro. Noi siamo ibridi. E non siamo ibridi perché da una parte è conosciuta, dall'altra no. No, l'altra la possiamo conoscere, basta osservarla. In azione la possiamo, come qualunque cavallo, anche se il cavallo è molto più forte di me, ma io so come agisce quel cavallo. Certo. E posso spingerlo a agire come dico io. Con le redini il cavallo lo direziona, poi mollo le redini il cavallo va. E il cavaliere che sta sopra il mio cervello mammifero, che deve fare?
il mio cavaliere dice: questo è bene, questo è male, vado verso il futuro incerto, voglio realizzare, ecco, creature. E poi devo usare proprio la mia parte animale per fare questo. È lei che poi guarisce o non guarisce, ma sotto direzione. Ecco dove sono molto simile a un dio. E forse non è un caso, forse non è un caso che quelli che tuttora reputiamo le figure, le persone più geniali della nostra storia, non so, a me, per esempio, sentendo questi discorsi, mi è venuto da porre molto l'accento su questo aspetto dell'osservazione. La prima persona che mi è venuta in mente, avendone studiato, seppur diciamo, magari grossolanamente, la storia, è stato Leonardo da Vinci, ma che si è occupato praticamente di tutto il conoscibile, possibile, immaginabile, anche oltre quelle che erano la possibilità di quell'epoca, ma in ogni suo studio si vedeva e si notava quanta attenzione, quanto scrupolo lui mettesse proprio nell'osservazione, a prescindere che poi la dovesse declinare come pittura, come ingegneria, come... cioè, tutto partiva però da una scrupolosa fase di osservazione, minuziosa fase di osservazione di ciò che lo circondava. Era però un concetto che riguardava l'uomo. Il Rinascimento è nato dalla scolastica, è il Medioevo, l'epoca dei lumi veri, è una cultura luminosa nel Medioevo, nel 1100-1200, uno scavo profondo dentro la psiche di uomini straordinari, gente come San Francesco, Lumscopo, Raimondo Lullo. E per Raimondo Lullo sa cosa dice? Qual è la parte più piccola del pensiero? Io chiedo a qualunque stupido che fa l'imbecille dicendo che conosce la mente, dico sì, va bene, ma qual è la parte più piccola del pensiero? Provaci te. Eppure basta un'osservazione semplice per poterla capire, la parte più piccola del pensiero. Si fa i filosofi e poi non si sa qual è la parte più piccola del pensiero, mentre un uomo del 1100, Raimondo Lullo, ma anche Socrate lo sapeva, e beh, te lo dice in 2 secondi. Dante non per nulla è della fine del 1200-1300, è l'apice della cultura medievale, di questo periodo di lumi veri, di autoconsapevolezza straordinaria. Ci sono degli uomini straordinari in questo periodo. Il Rinascimento non è nato così, come un fiore strano, ma è nato su questa base, e questa base è nata dall'altra precedente, una mistura fra conoscenze classiche, di filosofia classica e cristianesimo, l'innesto del cristianesimo sulla cultura classica fatto il Medioevo. Il Medioevo è un periodo di lumi, ma come si fa a fare gli storici stupidi, a dire che il Medioevo è un'epoca di oscurantismo? Ma guardate le cattedrali. Pensate semplicemente a una cattedrale che ha mura di 30 metri e ha delle coperture che una navata è 50, 60, 70 metri. Metti delle travi enormi a 30 metri e calcola le controspinte, cavolo. Io mi sono diventato. Direbbero... Io mi sono aspettato a fare un po' il muratore, perché c'è una casa su un collino, e ho visto che è molto complicato, difficile alzare un muro semplicemente di 1 metro e farlo dritto. Farlo dritto di qui e farlo dritto di qua. Ebbene, a Pistoia
che forse è il più antico dei comuni italiani, perché la Costituzione comunale di Pistoia è del 1117. La prima Costituzione comunale. Sapevo. A chiese che risalgono al periodo medievale e subito al periodo dei Longobardi e subito dopo, e queste chiese sono fatte con pietra cubica, cioè delle pietre scolpite finemente, precise, e sono queste pietre cubiche una accanto all'altra incrociate senza un filo di calce, e stanno lì da 800 anni, 900 anni. Quanti terremoti sono avvenuti? C'è la chiesa di San Francesco a Pistoia, fatta con pietre cubiche, l'hanno fatta alla fine del 1200, sono 700 anni che sta lì, ha un muro alto 30 metri e più, con delle travi immense. E questo è uno sto tetto, chissà quando pensa, quando torna, come cacchio hanno fatto a portare quelle travi da su, come hanno fatto ad andare fino a 30-40 metri, ed è fatta tutta a pietre cubiche di questa portata. Le vigate. Facevo questo discorso proprio poco tempo fa con una persona a me molto cara, mentre eravamo in macchina e quant'altro, siamo passati di fronte all'abbazia di Chiaravalle, abbiamo iniziato a parlare un po' di quelle che erano le cattedrali gotiche, il Duomo di Milano e quant'altro. E io ho tirato fuori questo mio rammarico quasi ingenuo, quasi da bambino, e dire: ma com'è possibile che un millennio fa praticamente si riuscisse e si sapesse fare delle cose così belle, così, perché parliamo di cose diciamo che vanno oltre quello che magari può essere un quadro di quelli moderni, che può piacere, può non piacere, cioè sono quelle cose che uno le vede. Io ricordo un annetto fa sono venute delle mie cugine dal Canada, e Canada sarà bellissimo, ma non ha tutte quelle. Quando io le ho portate di fronte il Duomo di Milano, e la mandibola gli è caduta di un mezzo metro, diciamo, perché non sono abituate a vedere queste cose così. E dicevo: ma com'è possibile che oggi, in teoria, da quello che sappiamo, abbiamo delle tecnologie praticamente infinite, delle conoscenze praticamente infinite, eppure non riusciamo a fare qualcosa che nemmeno assomigli a un qualcosa di così bello, di così. Ed anzi, se andiamo a vedere le strutture moderne, sembrano fatte apposta per essere brutte, quasi. Cioè, al di là del bello, è che sono tecnologicamente elevate, notevoli, e quindi non possiamo dire a queste persone che questi erano più in un'età oscura, tutt'altro. E poi all'improvviso nasce il Rinascimento e l'umanesimo, che poi fa le stesse cose, fatte in un altro modo, con maggiore abbondanza, perché l'Italia nel Medioevo aveva 12 milioni di abitanti, il resto d'Europa non ne aveva. Con il Fascio VIII del 1300 disse che gli italiani erano il sesto elemento dell'universo, il quinto era l'etere, e gli italiani erano il sesto, stavano dappertutto. Quindi nel Medioevo noi abbiamo accumulato tale di quelle ricchezze, e quelle ricchezze hanno fatto le cattedrali. Quelle cattedrali costano. Molte volte l'hanno fatto in dieci anni. Per fare in 10 anni bisogna impiegare minimo 1000 operai. Adesso facciamo fatica a fare i prefabbricati in 10 anni, che poi cadono dopo 5, quindi. Quella è un'altra cosa. Lì vogliamo imbrogliare e buonanotte. Ma tornando a Raimondo Lullo, un filosofo, psicologo, ci dice qual è la parte più piccola del pensiero.
La parte più piccola del pensiero è la percezione. Abbiamo noi 5 sensi? Se togliamo tutti i sensi, tu ragioni? No. Senza i sensi non si ragiona. Quindi la parte più piccola del pensiero sono le percezioni. E la neurofisiologia delle percezioni l'avevano già accolta. Piccola scarica elettrica che porta l'informazione. Stimolo qualsiasi, non sappiamo quale, che cos'è questo stimolo, perché questo, però noi elaboriamo uno stimolo. Siamo come dei computer, in fondo il nostro computer, batto su una M, quella M si trasforma in uno stimolo elettrico. La mia memoria di questo computer legge uno stimolo elettrico, non legge una M. E questo qui che fa? La stessa cosa. Io leggo uno stimolo elettrico trasformato dal mio recettore in uno stimolo elettrico, le mie memorie sono neuroni che conservano questi stimoli elettrici. Poi conoscere è un riconoscere, quindi la parte più piccola del pensiero è uno stimolo che viene trattenuto dalle memorie, e proprio perché viene trattenuto dalle memorie io riconosco lo stimolo successivo. E perciò che posso anche sognare, siccome le mie memorie sono lunghe rispetto a quelle degli animali, quella dell'animale è una memoria indiziaria. Infatti dentro di noi coabita una memoria indiziaria, è una memoria lunga, è la memoria lunga che ci spinge verso il rischio futuro. Ma quella memoria, quando andiamo nel guado del futuro, noi siamo programmati ad andare lì, perché la nostra mente umana ha la facoltà di riflettere, deve capire come si esce a passare da quel guado, e quando capisco come si passa da quel guado, la mia mente umana diventa il secondo centro di comando sulla parte animale. Siamo dei superesseri, siamo destinati ad essere dei superesseri, ma si arriva a superesseri passando nel guado. E il guado è del futuro incerto. Noi dobbiamo fare con ciò che abbiamo. Non siamo onniscienti, non possiamo agire al di sopra di ciò che siamo. Dobbiamo agire con quello che abbiamo. Io desidero, tutto è incerto, io ci provo e aggiusto. Roma ha dominato il mondo perché aveva come dea, e i greci no, la dea fortuna bendata. Che vuol dire? Che bisogna affidarsi alla sorte quando si fanno le cose. Questa è stata la filosofia, soprattutto la conoscenza dell'uomo, dei romani e dei greci. Sono arrivate le maggiori conoscenze che abbiamo. E se i romani e i greci avevano avuto uno scimpanzé come Freud, ora si era attaccato al palo, non aveva fatto un impero. E no, è stato massacrato soltanto dagli arabi, i quali hanno perfezionato il concetto cristiano del futuro e della preghiera cristiana. Maometto ha fatto solo quello, ha perfezionato la preghiera per ottenere cose. Una preghiera islamica che cosa fa? Tiene conto di come è fatto e tiene conto della preghiera del Padre Nostro, però dice: prima si prende una direzione, cioè la mente, la volontà è una direzione. Se tengo attiva la funzione umana, attiva e non mollo, non la vedo come una direzione e basta. La parte animale non può fare quello che la parte umana può fare. Certo. E allora quando si prega si va verso la Mecca. Poi, attenzione, quella preghiera è un capolavoro. E in base a quella preghiera che gli islamici, o meglio gli arabi, che non valevano nulla nella storia, tutti ci passavano sopra, pagavano solo tributi a chi si faceva una passeggiata in Medio Oriente, sono diventati dei soldati straordinari. Non riusciamo a battere nemmeno ora sul campo aperto.
batti con le bombe dall'altro, ma se vai sul terreno aperto, magari abbiamo tecnologie straordinarie, loro ci battono con una camionetta Toyota. Perché? Perché orientano la mente a vincere. E la preghiera islamica orienta la mente a vincere. Io desidero, e poi mi abbasso con la fronte. No? La volontà è diventata una direzione. Prego, chiedo, ma abbasso la testa per terra e faccio callo qui e ti dico la testa per terra per benino. E vedrai che hai ristretto il campo dell'attenzione. Quindi il restringimento del campo mette fuori campo la funzione umana che ha chiesto però. A quel punto ti alzi, ti metti le scarpe e te ne vai. Che significa mettere scarpe simbolicamente? Dare l'anda alla parte animale di noi. Questo strumento qui consente di realizzare qualunque cosa. Se si va a guardare, si legge quello che dicono gli artisti, i grandi creatori, ti accorgi che gli artisti cosa dicono di sé. Che si mettono lì, cominciano e poi non sanno dove va a finire la cosa. Perché fanno proprio un passo di lato. E viene fuori il capolavoro. Ed è così. L'angelo che diceva, io vedo un masso e poi mi metto a togliere quello che è superfluo. Guardi, professore, penso di aver capito perché in così tanti ci hanno chiesto di farla intervenire, perché fosse per me starei probabilmente non fino a sera, ma qualche altro giorni consecutivi a parlare con lei. Perché è veramente fantastico sentirla parlare, sentirla ragionare, che non è cosa comune, anche se lo dovrebbe essere, ed è veramente una cosa bellissima. Le faccio veramente, per quanto possano valere, tutti i miei complimenti, perché è stata una delle sorprese più belle da quando abbiamo iniziato questo cammino. E spero, diciamo, se avremo la possibilità, spero di poterla risentire quanto prima per magari proporre altri ragionamenti ed altre sapienze, altri contenuti come questo, perché penso che lo sforzo che abbiamo fatto oggi più importante è quello di far vedere come siamo andati ben oltre quelle che sicuramente sono il tantissimo sapere che lei possiede, ma abbiamo proprio visto il metodo con il quale ci si può arrivare, cioè l'abbiamo sentita molto ragionare. E quindi questo penso che sia il contributo migliore che potevamo dare, soprattutto in questa puntata di presentazione di lei. Quindi la ringrazio infinitamente, è stato veramente prezioso. Va bene, ciao. Sono Grazie disponibile. mille, Ciao. allora ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito e appunto sperando di rincontrarci presto, saluto tutti e vi auguro una buona continuazione. Alla prossima. Arrivederci.